La condizione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid ha spinto la direzione aziendale allo sviluppo di processi improntati al contenimento dei costi e alla realizzazione di percorsi gradevoli nell'erogazione del servizio di cura tramite l'utilizzo di strumenti di health, pensando all'implementazione tecnologica con le esigenze di pazienti e operatori ed evitando la frammentazione preesistente. La ripresa di tutte le tipologie di attività sospese durante l'emergenza comporta indubbiamente un grande afflusso ai cittadini all'interno delle strutture sanitarie e perché siano rispettate le regole di distanziamento e sia garantita la sicurezza sanitaria anche in futuro, è necessario un ripensamento dei processi di accoglienza tradizionali in ottica digitale. Al superamento delle modalità gestionali tradizionali, l'azienda ha avviato un'omogeneizzazione dei sistemi di accoglienza del paziente e contestualmente un potenziamento dei servizi messi a disposizione degli operatori e degli utenti. Il progetto nel suo complesso è composto da diversi macrosistemi per garantire una multicanalità di accesso ai servizi. Un sistema d'accoglienza paziente integrato e composto da diversi livelli, un primo livello per smaltire il flusso di pazienti in attesa di accettazione ospedaliera, ovvero la gestione delle code, un secondo livello integrato con il sistema del primo per i pazienti che hanno effettuato l'accettazione ospedaliera e sono in attesa di effettuare le relative visite ambulatoriali, gestione delle chiamate e un sistema di gestione accoglienza nel pronto soccorso. A questi sistemi sono stati ovviamente aggiunti dei totem multifunzione, dei totem in una coda all'interno dell'azienda, dislocati in tutti i presidi in cui vengono svolte le attività e in aggiunta è stata avviata una progressive web app aziendale integrata anche con sistemi di accoglienza in cui è possibile effettuare prenotazione ai servizi ospedalieri da remoto, monitorare i tempi d'attesa del pronto soccorso e lo stato di avanzamento dei pazienti e la congestione attraverso l'indice NEDOX, effettuare ritiro dei referti e immagini radiologiche online o prenotare televisite piuttosto che posti in coda al momento esatto in cui si vuole essere chiamati. A questi, diciamo, sistemi di servizi per l'accoglienza dei pazienti è stato aggiunto un sistema importantissimo di analisi dei dati in grado di elaborare informazioni sui flussi ospedalieri di accesso ai servizi. I risultati che abbiamo ottenuto sono attualmente frutto di una serie di step sequenziali con i quali sono state, diciamo, implementate le diverse soluzioni perché per analizzare i costi-benefici di ogni step si è partiti dal punto zero e poi vedere quali erano i benefici che comportava lo step successivo, ad esempio con l'introduzione della gestione della prenotazione da casa dei centri prelievo si è verificata una riduzione dei tempi di attesa importante, cioè siamo intorno al 90% di esecuzione dei prelievi in 10 minuti per chi si prenota da casa, piuttosto che per quanto riguarda l'accesso ai servizi, agli sportelli di pagamento di ritiro referti con diciamo la parte online si è ridotto del 50%. Questo indubbiamente ha comportato un'agevolazione dell'ottimizzazione delle risorse. Gli step successivi saranno quelli di evolvere il sistema quanto più possibile in altri ambiti, potenziare il sistema di business intelligence per renderlo un progetto anche di data driven, incrociando i dati di flusso accesso ai pazienti con quelli dei ricoveri piuttosto che degli altri flussi sanitari, nonché cercare di aggiungere dei servizi sempre più vicini al paziente.